Attenzione fratelli e sorelle, sono emerse delle terribili novità sul terzo segreto di Fatima. È spaventoso! Benvenuti in questo video. Ciò che sto per condividere con voi non è per i deboli di cuore, ma per coloro che cercano la verità, per quanto oscura possa sembrare. Papa Francesco, il nostro amato pontefice, si dice abbia parlato nuovamente del terzo segreto di Fatima. Ma cosa c'è di vero? È davvero così spaventoso? Il pezzo mancante del terzo segreto di Fatima e le sue spiegazioni sono tremende. Siete pronti ad affrontare questa verità che potrebbe cambiare tutto? Prima di immergerci in questa oscura storia, prendiamoci un momento per riflettere e pregare insieme. Chiudete gli occhi e aprite i vostri cuori al Signore. Padre Celeste, in questi tempi di incertezza e rivelazione, chiediamo la tua guida con la tua infinita saggezza. Concedici la forza di affrontare la verità, per quanto difficile possa essere, e la grazia di rimanere saldi nella nostra fede. Illumina le nostre menti e purifica i nostri cuori affinché possiamo comprendere e accettare il tuo piano divino. Per Cristo nostro Signore. Amen. Se questa preghiera risuona nel vostro cuore e sentite il bisogno di unirvi spiritualmente a questa comunità di credenti, vi invito a lasciare un commento con la parola Amen. La vostra testimonianza di fede può essere un faro di speranza per coloro che stanno lottando con queste rivelazioni. Ora, cari amici, torniamo alla nuova vicenda sul terzo segreto che ha scosso il Vaticano e il mondo intero. Come molti di voi sanno, il terzo segreto di Fatima è stato oggetto di intense speculazioni e dibattiti per decenni. Rivelato dalla Vergine Maria a tre giovani pastorelli portoghesi nel 1917, il segreto è stato gelosamente custodito dalla Chiesa per oltre 80 anni, prima che una parte di esso fosse finalmente rivelata nell'anno 2000, da Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia, molti fedeli e studiosi hanno sempre sospettato che ci fosse di più, che una parte cruciale del messaggio fosse stata trattenuta. E ora, in un gesto senza precedenti, Papa Francesco, secondo alcune fonti online, un pezzo mancante del terzo segreto che, a suo dire, è tremendo nella sua chiarezza e nelle implicazioni per il futuro dell'umanità. Il Santo Padre avrebbe spiegato che questa decisione di rivelare la parte mancante del segreto non è stata presa alla leggera. La decisione è stata basata sulla convinzione che i tempi siano maturi e che i fedeli debbano essere preparati per ciò che verrà. Ma cosa contiene esattamente questa parte mancante del terzo segreto? Il messaggio parla di una serie di eventi catastrofici che colpiranno il mondo in un futuro non troppo lontano. Questi eventi includeranno disastri naturali di proporzioni bibliche, conflitti globali e una crisi spirituale senza precedenti che metterà alla prova la fede di milioni di persone. Il messaggio parla di fiumi di fuoco che cadono dal cielo, un'immagine che molti interpretano come un riferimento a potenziali guerre nucleari o catastrofi cosmiche come l'impatto di asteroidi. Il terzo segreto menziona anche una grande apostasia che colpirà la Chiesa, con molti fedeli che abbandoneranno la loro fede di fronte a prove e tribolazioni. Ma forse l'aspetto più inquietante del messaggio riguarda una figura misteriosa descritta come colui che siederà sul trono di Pietro. Il testo suggerisce che questa figura avrà un ruolo cruciale negli eventi finali, ma la natura esatta di questo ruolo rimane ambigua. Alcuni lo interpretano come un riferimento a un futuro papa che guiderà la Chiesa attraverso la tribolazione, mentre altri temono possa indicare l'arrivo dell'Anticristo stesso. Il segreto di Fatima ha sottolineato che il significato non dovrebbe essere visto come un destino inevitabile, ma piuttosto come un avvertimento e un invito alla conversione. Un promemoria per tutti i fedeli che il futuro non è scolpito nella pietra e che le nostre azioni e preghiere possono ancora influenzare il corso degli eventi. Il messaggio di Fatima nel suo complesso è un messaggio di speranza.
Nonostante le prove e le tribolazioni previste, il messaggio finale è che il cuore immacolato di Maria trionferà. Questa promessa di vittoria finale dovrebbe essere una fonte di conforto e forza per tutti i fedeli. Tuttavia, la rivelazione di questo pezzo mancante del terzo segreto solleva molte domande. Perché è stato tenuto nascosto così a lungo? Cosa significa per la Chiesa e per il mondo? Come dovremmo prepararci per gli eventi previsti? Il motivo per cui è rimasto segreto così a lungo e non si voleva rivelare questa parte del segreto in precedenza era basata sulla preoccupazione che potesse causare panico e costernazione. C'era anche il timore che potesse essere interpretata erroneamente o manipolata da coloro che cercavano di seminare discordia e paura. Ma ora, di fronte alle crescenti sfide che il mondo deve affrontare, la verità debba essere condivisa, per quanto difficile possa essere da accettare. Per quanto riguarda il significato di questa rivelazione per la Chiesa e il mondo, dovrebbe essere vista come un'opportunità per un profondo rinnovamento spirituale. Il messaggio nascosto all'interno del terzo segreto ha invitato tutti i fedeli a intensificare le loro preghiere, a vivere una vita di maggiore santità e a essere coraggiosi testimoni del Vangelo in un mondo sempre più secolarizzato. È cruciale che i cattolici rimangano uniti nella fede e nella carità. Le divisioni e le controversie che potrebbero indebolire la Chiesa proprio quando la sua forza e la sua testimonianza sono più necessarie. Ma come possiamo concretamente prepararci per gli eventi previsti nel terzo segreto? Prima di tutto, i fedeli devono approfondire la loro vita di preghiera. La preghiera non è solo un atto di devozione, ma un potente strumento spirituale contro le forze del male. Incoraggiamo in particolare la recita quotidiana del Rosario, sottolineando il suo potere di protezione e intercessione. Secondo, ha invito a una rinnovata devozione ai sacramenti, in particolare all'Eucaristia e alla confessione. Questi sacramenti sono fonti di grazia che ci rafforzano spiritualmente e ci preparano ad affrontare le prove future. Terzo, la carità e la solidarietà in tempi di crisi. Sarà cruciale che i cristiani si prendano cura gli uni degli altri e dei più vulnerabili nella società. Questo sarà una potente testimonianza dell'amore di Cristo in un mondo che potrebbe essere dominato dalla paura e dall'egoismo. Infine, di fronte alle sfide previste, molti potrebbero cercare risposte e speranza. I cattolici devono essere pronti a condividere la loro fede e offrire la speranza del Vangelo a un mondo che ne ha disperatamente bisogno. La rivelazione di questo pezzo mancante del terzo segreto di Fatima ha naturalmente suscitato reazioni diverse all'interno e all'esterno della Chiesa. Mentre molti fedeli hanno accolto con gratitudine questa nuova rivelazione del terzo segreto, altri hanno espresso preoccupazione per potenziali interpretazioni sensazionalistiche o apocalittiche del messaggio. Alcuni teologi e studiosi hanno avvertito contro un'interpretazione troppo letterale del messaggio, sottolineando che il linguaggio profetico è spesso simbolico e richiede un attento discernimento. Altri hanno visto in questa rivelazione una conferma delle loro preoccupazioni sullo stato attuale del mondo e della Chiesa. Indipendentemente dalle varie interpretazioni, una cosa è chiara. Questa rivelazione rappresenta un momento cruciale nella storia della Chiesa e del mondo. Ci chiama a una profonda riflessione sul nostro ruolo come cristiani in questi tempi difficili e sul nostro rapporto personale con Dio. Cari fratelli e sorelle, mentre ponderiamo queste straordinarie rivelazioni, vi invito a non essere sopraffatti dalla paura o dallo scoraggiamento. Ricordate le parole di Gesù: nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Giovanni 16:33. La nostra fede ci insegna che nonostante le prove e le difficoltà, l'amore di Dio trionferà sempre. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare l'urgenza del messaggio.
siamo chiamati a vivere la nostra fede con maggiore consapevolezza e impegno. Ogni giorno che passa è un'opportunità per avvicinarci a Dio, per servire il nostro prossimo e per prepararci spiritualmente a qualsiasi sfida possa venire. Vi invito a riflettere profondamente su ciò che avete appena sentito. Come cambierà la vostra vita alla luce di queste rivelazioni? Quali passi concreti prenderete per rafforzare la vostra fede e prepararvi spiritualmente? La vostra testimonianza e le vostre riflessioni potrebbero essere di grande ispirazione per altri che stanno lottando per comprendere e accettare queste verità. Se desiderate rimanere informati sugli sviluppi futuri legati a questa straordinaria rivelazione e ricevere intuizioni spirituali su come prepararvi per i tempi a venire, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Cliccate sul pulsante Iscriviti e attivate la campanella di notifica per non perdere nessun aggiornamento importante. La nostra comunità online è un luogo di sostegno reciproco e crescita spirituale, e la vostra partecipazione arricchirà tutti noi. Cari amici, ricordiamo che la rivelazione del pezzo mancante del terzo segreto di Fatima non è una causa di disperazione, ma un'opportunità per rinnovare la nostra fede e prepararci spiritualmente. Non dobbiamo aver paura di affrontare la verità, per quanto difficile possa essere. La nostra forza viene da Dio e con Lui, al nostro fianco, non c'è nulla che non possiamo superare. Che la pace di Cristo sia con tutti voi. Rimaniamo uniti nella preghiera e nella fede, pronti ad affrontare qualsiasi sfida il futuro possa portare, sempre con gli occhi fissi sul cielo e i cuori pieni di speranza. Ricordate, per quanto bui possano sembrare i tempi, la luce di Cristo brilla sempre nelle tenebre. Insieme, con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Beata Vergine Maria, affronteremo il futuro. Prima di salutarci, c'è un'altra importante vicenda che devi conoscere. Recentemente, Papa Francesco ha scoperto qualcosa di assurdo quando ha aperto la tomba di Carlo Acutis. Clicca nel video sullo schermo per conoscere tutto. Ricorda nuovamente di iscriverti al canale e mettere mi piace al video se ancora non lo hai fatto. Ciao!